Se ricomincia la guerra, di chi è la colpa? Dei peccati della povera gente, naturalmente. Dio punisce le Sodome di stracci, le Gomorre della miseria, le corse dell'amore pezzente. Muoiono anche i ricchi, naturalmente, ma per qualcosa. E questo qualcosa è la furia che fa del mondo il contrario di sé, una rovente rovina, un'oscurità senza fondo. Piccoli coreani, eravate in vita anche voi, ignorati, perché noi ricchi ignoriamo la miseria e il nostro pretesto è la lontananza, quasi che la lontananza guarisse i mali e nell'ultimo orizzonte vivessero uomini trascinati da vite celestiali come piccoli orsi o castori. Eravate milioni di uomini come noi, e per conoscervi abbiamo dovuto sapervi in guerra, sapervi vestiti come mendicanti di stracci militari, sapervi inferiori e superiori, seviziatori e martiri, fascisti e comunisti, come noi, proprio come noi. Laggiù, dove l'orizzonte dell'orizzonte non basta a fare della vita solo vita, c'è qualcosa la cui colpa viene attribuita a voi, umili formiche esasperate, milioni di piccoli cadaveri, e i nostri ragazzi coi nasi schiacciati e i visi di buoni verranno chiamati coreani. I ragazzi del popolo, naturalmente.